Signori e signori, buonasera e benvenuti nella sala consiliare del municipio di Pordenone. Adunata un anno dopo il ricordo di un evento memorabile, è passato quasi un anno, è questione proprio di giorni e quasi ci siamo, nel senso facendo il conto alla rovescia come l'abbiamo fatto l'anno scorso, mancava veramente poco per questo evento memorabile. L'abbiamo chiamato evento memorabile perché ormai rappresenta una tappa, una pietra miliare nella storia della città di Pordenone. Una serata questa che vuole ricordare non solo con la Marcord, ma vuole essere anche un momento di tributo alla città che ha aperto le sue porte, come ha nel simbolo, ma le ha aperte agli alpini, al cuore degli alpini che sono arrivati, hanno invaso pacificamente questa città. Prima di iniziare questa serata facciamo alcuni ringraziamenti di rito ma sentiti. Innanzitutto al sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti che ci ha voluto accogliere all'interno della sala consiliare che rappresenta il cuore della città e non poteva essere diversamente per un evento come questo che vuole presentare questa sera un libro fotografico che ricorda i momenti di quelle stupende giornate. Un ringraziamento particolare sentito al presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero che in mezzo ai suoi mille impegni da presidente ha trovato il tempo e lo ringraziamo di arrivare a Pordenone per dare ancora una volta la testimonianza della presenza e della vicinanza dell'ANA nazionale alla città di Pordenone. Un ringraziamento sentito al vicepresidente della regione Sergio Bolzonello perché ricordiamo che sono state tantissime le istituzioni vicine alla Dunata che hanno voluto bene alla Dunata, hanno creduto e hanno scommesso su questo evento. Un ringraziamento particolare al presidente del COA Nino Geronazzo che noi ormai chiamiamo cittadino onorario di Pordenone, lui è di Conegliano ma ormai ha trovato sede stabile a Pordenone e questa ormai è diventata casa sua. E grazie con il cuore al presidente della sezione ANA di Pordenone Giovanni Gasparetti, il factotum, il deus ex machina di quella che è stata la Dunata dei Record di Pordenone. E un ringraziamento anche al direttore di un'industria Paolo Candotti perché un'industria è stata particolarmente vicina e ha creduto in questo libro fotografico del quale poi vi andremo a parlare. Un ringraziamento alle autorità civili, militari e religiose che sono presenti all'interno di questa stanza ma anche ai tantissimi cittadini che nonostante sia passato un anno sono ancora qua perché probabilmente quello che c'è stato un anno fa ha riempito il loro cuore. Questa è una serata dove noi presenteremo un libro fotografico, poi ne parleremo con calma, andremo a capire alcuni dettagli di questo libro, ma dove anche faremo una chiacchierata informale, non vuole essere delle interviste, voglio essere veramente un botta e risposta con le autorità che sono sedute qui al tavolo con noi. Quando si parla di alpini l'idea va sempre al cappello con la penna nera, ma quando si parla di alpini c'è un'altra cosa che appartiene a questo corpo e sono i cori, sono i canti ed è appunto per questo che abbiamo deciso questa sera di avere ospite insieme a noi per questa presentazione del libro, per questa chiacchierata, il coro Anamo Montecavallo della sezione di Pordenone diretta dal maestro Roberto Cescut al quale chiederei di entrare in sala e ovviamente tributiamo un applauso al coro. Grazie ancora a tutti i coristi e al presidente e al maestro Roberto Cescut che con la loro presenza appunto allieteranno l'inizio e la fine della serata con alcuni canti. Prima di iniziare, vediamo il direttore che si mette alla sua postazione, prima di iniziare vi chiederei gentilmente di alzarvi in piedi e chi crede anche di poter cantare perché incominceremo con l'Inno d'Italia.
festa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Grazie quindi al coro Anna Montecavallo, questo era il primo brano. Invece il brano che andremo ad ascoltare ora è una delle canzoni più note delle Penne Nere, in quanto già nella prima strofa descrive la caratteristica tipica degli alpini. Eseguito nell'armonizzazione del maestro FM Casagrande, un brano che poi tra l'altro è servizio, cioè, ha dato spunto anche per un capitolo di questo libro, il brano è Sul Cappello. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggia, oi la la. Su bei monti che noi saremo, coglieremo, coglieremo stelle alpine, per portarle alle bambine, farle piangere, sospira, oi la la. Su bei monti che noi andremo, pianteremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo, brinderemo al reggimento. Viva il corpo degli alpini, oi la la, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, pa pa pa. Grazie. Grazie al coro Anna Montecavallo e al maestro Roberto Cescutte. Ringraziamo ancora il coro che poi tornerà per altri due brani. Ricordiamo il coro Anna Montecavallo, presente questa sera con una quarantina circa di coristi, un coro nato 26 anni fa per mantenere vive le tradizioni dei cori di montagna degli alpini. Coro Anna Montecavallo che vanta numerose esibizioni sia in Italia sia all'estero. E tra l'altro, tra le tante cose, tra le tante incisioni che ha fatto, ricordiamo il doppio CD che è stato realizzato in occasione della Dunata Nazionale di Pordenone e che ha avuto un grandissimo successo e che ha venduto migliaia e migliaia di copie. Allora, ritorniamo da dove siamo partiti e parlavamo appunto del libro. La Dunata Nazionale è passata da un anno, quello che ci resta in questo momento sono ricordi, sono emozioni, sono sensazioni, sono profumi, sono suoni, i canti che abbiamo sentito. Sono cose che ognuno vive a modo proprio, sono dei ricordi in questo momento intangibili perché sono nella memoria di ognuno. Ma questa sera abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, cioè di presentare qualcosa invece di tangibile che resterà a testimonianza oltre ai ricordi, ma un ricordo tangibile fatto con questo libro fotografico. Il libro è stato edito dal COA, dal Comitato Organizzatore della Dunata, e come coordinatore editoriale ha avuto Marzio Bodria, che io chiederei di venire qui accanto a me e che vi illustrerà quello che c'è dietro il libro, come è nata l'idea e perché è stato fatto. Grazie.
Grazie. Inizio dicendo una cosa, che torniamo in questa sala dopo poco più di un anno, in questa sala dove tutto è cominciato il 10 di aprile dell'anno scorso, dove la conferenza stampa di presentazione della Adunata Nazionale ha dato il via a tutto quello che è stato questo evento memorabile. Un anno dopo torniamo qua, e torniamo qua in senso ideale per chiudere un po' un cerchio. E lo vogliamo chiudere in questo modo, lasciando un regalo alla città. Come nasce questo libro? Beh, questo libro nasce quasi per caso, ma se ci pensate bene anche le grandi storie d'amore nascono quasi per caso. E il libro racconta di una storia d'amore tra gli alpini e la città. Nasce dalle foto di un giovane fotografo pordenonese, Luca, che è qui presente, ringraziamo di essere qua. Nasce grazie all'interessamento di Sabrina e di Roberta, che sono a fianco a lui, e che ci hanno fatto vedere questo book fotografico, era il mese di settembre, e da lì ci è venuto l'entusiasmo, più che l'idea, di realizzare questo libro. Già in altre adunate nazionali si sono realizzati libri fotografici, ricordo Bassano, il presidente Favero lo ricorderà sicuramente, un meraviglioso libro edito circa 6 mesi dopo l'adunata nazionale. Abbiamo preso spunto anche da queste pubblicazioni passate. E questo però ha una caratteristica particolare che lo differenzia da tutti gli altri. È un libro che è stato fatto ex post, è stato fatto dopo. Noi siamo andati a raccogliere, quando abbiamo visto le foto di Luca, tutte le fonti fotografiche dalle quali potevamo attingere, e il libro è l'omogeneizzazione del lavoro di 15 fotografi, professionisti, amatori, la maggior parte dei quali sono qua seduti in sala e li ringrazio in questo momento di essere qua. Direi anche di fargli un applauso, se permetti, perché senza di loro non ci sarebbe stato questo libro. E quindi ha 15 mani differenti, però non sembra, quando lo sfogliate non vi sembra che abbia tutte queste mani differenti. Il libro poi fondamentalmente è un viaggio. È un viaggio dentro quei giorni, è un viaggio anche dai momenti precedenti che hanno punteggiato i mesi che hanno anticipato la adunata. Infatti trovate all'inizio gli appuntamenti di Aspettando, che nei mesi precedenti hanno avvicinato i pordenonesi all'evento di maggio. Trovate gli incontri con le scuole, trovate gli incontri con gli anziani, che sono stati degli elementi di contorno ma fondamentali. Trovate i lavori della Protezione Civile Nazionale, i segni tangibili che la Protezione Civile dell'ANA lascia alla città quando si organizza una adunata nazionale. Trovate lo splendido lavoro della 2A di Luigi Bossi e dei suoi uomini che sono qua questa sera, e li ringraziamo perché sono venuti da Bergamo apposta e che ci attrezzano tutti i campi e gli alloggiamenti collettivi che, come dice il presidente Geronazzo, sono i nostri angeli custodi della adunata nazionale. E poi inizia percorrendo il venerdì, il sabato e la domenica e quei giorni, a cominciare dall'alza bandiera del venerdì mattina, per proseguire con la grande sfilata che sostanzialmente apre la adunata, oramai è diventata una grande sfilata anche quella, la sfilata della bandiera di guerra, che al tramonto del venerdì sera ha percorso le strade del centro di Pordenone, ha portato la adunata nel centro di Pordenone sino ad arrivare qui, al Palazzo Municipale. E poi i momenti del sabato, i momenti di festa, i momenti di allegria, i momenti di convivialità, la messa, la santa messa del sabato pomeriggio, e poi la domenica, la grande sfilata. Da prima vista dagli occhi delle sezioni estere, e poi dopo la sfilata delle sezioni italiane, tutte le piccole cose che punteggiano una sfilata nazionale, fino ad arrivare alla sfilata della sezione ospitante, sotto quel diluvio che tutti ricordate. E poi il giorno dopo, l'ultima parte dedicata al risveglio della città, il lunedì mattina. Questa è una cosa molto particolare, noi che la viviamo tutti gli anni, la adunata, anche a noi sorprende sempre.
la città deserta, ancora imbandierata, ancora piena dello spirito degli alpini, ma silente, un silenzio assoluto. E anche, noi riteniamo che sia così perché ce lo dicono sempre, la mancanza degli alpini che di colpo sono svaniti e non ci sono più. Il libro poi è fondamentalmente la città, è Pordenone. La vedrete da tutti i punti di vista, la vedrete dall'alto, sorvolata dalle frecce tricolori, la vedrete dal basso, da scorci che non vi immaginate. È lei la grande protagonista con gli alpini del libro, fa da scenario a questo libro e la vedrete, vi ricorderete com'era quei giorni e la vedrete forse come non la vedrete per un po', no? Piena di allegria. Direi che è quasi prepotente l'immagine della città che viene fuori dal libro. Noi che facciamo questo mestiere tutti gli anni e che giriamo l'Italia incontrando città nuove, persone nuove, conoscendo realtà nuove, a noi viene chiesto, questo è uno straordinario privilegio il lavoro che noi facciamo, ci viene chiesto, ma qual è la donata alla quale siete più affezionati? Qual è la donata che vi è rimasta più nel cuore? No, siccome sono, Nino, un po' tutte figlie nostre, è difficile dire quale sia quella che ci è rimasta nel cuore, ci sono rimaste nel cuore tutte. Quelle venute meglio, quelle venute meno bene, forse a quelle siamo ancora più affezionati, insomma, no? Quelle più vicine e quelle più lontane. Io credo che la donata di Pordenone certamente sia rimasta nel cuore del nostro presidente, del nostro grande presidente Nino Geronazio, perché è stata la sua ultima adunata dopo 5 anni di peregrinazioni in giro per l'Italia, cominciando da Bergamo, passando per Torino, Bolzano, Piacenza, e quindi ha concluso qui il suo percorso e rimarrà certamente indimenticabile per lui. Sarà indimenticabile anche per il presidente nazionale, perché per il presidente Favaro è stata la prima adunata da presidente nazionale, insomma, no? Quindi vedete, c'è sempre un motivo per ricordarsi di una adunata nazionale. La adunata di Pordenone ci resterà nel cuore, sì, è stata una adunata straordinaria, ci resterà nel cuore per sempre. Grazie. Grazie a Marzio Bodria. Insomma, di spunti nel libro ce ne sono veramente tanti, ognuno potrà leggerlo e cogliere la chiave che ritiene più opportuna. Certamente due sono i protagonisti, la città e gli alpini, su quello non si scappa. E allora, andiamo a fare questa chiacchierata con le autorità per ripercorrere alcuni di quei passaggi. E lo facciamo iniziando dal Big Bang, ovviamente non è che incominciamo dalla storia del mondo, Big Bang ovviamente per noi qui in questa sala rappresenta il 15 settembre del 2012, quello è il Big Bang per la adunata di Pordenone, perché il 15 settembre del 2012 a Milano è stata presa la decisione ed è stato annunciato appunto che Pordenone era sede dell'87esima adunata nazionale. All'interno delle segrete stanze dove si votava c'era il presidente Nino Geronazio. Che cosa ha convinto i membri della commissione a scegliere Pordenone come città per l'87esima adunata? Aspetta che accendo. Cosa ha convinto? Due erano le candidate e il Consiglio bene o male doveva operare una scelta. Sono state fatte due presentazioni ineccepibili dal presidente dell'Aquila, della sezione Abruzzi, e dal nostro presidente Giovanni Gasparetti. Indubbio che pensando anche in quel momento alle difficoltà dell'Aquila con tutti gli aspetti connessi con gestire un evento, Pordenone, città patria alpina, non aveva mai ospitato una adunata ed erano anni che era in lista di attesa. Quindi io concludo dicendo che era doveroso in quel momento dare quindi il voto a favore di Pordenone. E diciamolo a posteriori, penso esprimendo anche il pensiero degli altri colleghi, siamo tutti felici di aver operato in tal senso senza nulla togliere all'Aquila. Presidente Gasparet, lei in quel momento dov'era? Chi gli ha dato la notizia? Qual è stato il primo sentimento? Io ero nel corridoio della nostra sede nazionale, quindi appena
appena fuori proprio dalla stanza dei bottoni, diciamo, no? In gergo. Dove che scongiuri si... stava facendo fuori la stanza dei bottoni? Ecco, niente, avevo fatto la mia relazione, mi ero presentato tra l'altro con una bella brochure che avevo fatto avere in anticipo al Consiglio Direttivo Nazionale sui luoghi di Pordenone, un po' di storia di Pordenone, un po' di, diciamo, non un'alta percentuale di che cosa veniva a Pordenone. Quindi credo che anche questo sia stato valutato dal Consiglio Direttivo Nazionale per assegnare a Pordenone. Oltre al fatto che erano già 4 anni che chiedevo di fare la donata. Sindaco Pedrotti, nel momento in cui le è giunta la notizia, il suo sentimento qual è stato? Di gioia o di preoccupazione per un'invasione della città? Estrema sintesi e serena incoscienza, insomma. No? Gioia perché alla fine abbiamo aspettato insieme e... queste cose si affrontano secondo me proprio con dimenticando quelle che sono le ovvie preoccupazioni, perché insomma eravamo andati a Piacenza, avevamo qualche esperienza delle adunate precedenti, per cui le dimensioni sono ben note, erano chiare. Però alla fine il fatto di avere qui una cosa di questo tipo superava qualsiasi remora. Secondo me voglio spendere una parola in più sul fatto che sia arrivata a Pordenone, visto che era l'ultima che questo signore organizzava e lui è di Conegliano. Io, come dire, una vicinanza logistica l'ho letta, sono cattivo, ma insomma anche questo ha aiutato a giudicare la donata. A noi sta benissimo, tanto adesso con la grande UTI incloveremo anche Conegliano, lui sarà cittadino di Pordenone. Vicepresidente Bolzonello, lo ricordava Gasparrette, è un percorso iniziato da lontano quello che ha portato alla donata nazionale a Pordenone, un percorso iniziato quando lei era sindaco e che si è coronato quando lei rivestiva e riveste tuttora la carica di vicepresidente. Quanto contano il ruolo delle istituzioni per portare a casa un risultato così importante qual è stata la donata nazionale? Beh, onestamente non contano nulla, cioè qui contavano solo gli alpini, contavano solo le istituzioni, contavano solo il cuore di Gasparrette e di tutti i suoi alpini e la voglia di portarlo a casa. Le istituzioni hanno messo quello che era giusto mettere, noi ci abbiamo messo del nostro, soprattutto il sindaco Pedrotti, nell'anno dal 2011 in poi, quando ha lavorato per arrivarci, noi ci avevamo provato prima, ma quello che è contato davvero è stato la forza, la volontà che il presidente Gasparrette e tutta la sua sezione ha messo per volere questa donata. Ecco, dopodiché è chiaro che se noi avessimo remato contro, noi prima, il sindaco Pedrotti poi, queste cose non sarebbero fatte. La regione ha messo un contributo importante, Luca Ciriani vicepresidente prima di me, perché bisogna ricordarli tutti, è inutile prendersi i meriti alla fine, i meriti vanno a tutti quelli che hanno, ma io dico loro, la sezione ha voluto con tutta la sua forza questa domanda. Assessore Bolzonello, si è fatta squadra, si parla, no? Sempre di far squadra, gli alpini sono riusciti a far squadra a Pordenone, che è un compito assai difficile, no? Per questa città. Sì, penso. Presidente Favaro, come ricordava Marzio Bodria, per lei questa è stata la prima adunata ed è stata a Pordenone, una adunata dove lei ha debuttato ma ha giocato in casa, quindi gli è stato un po' più facile questo debutto? Beh, sicuramente sì, ho giocato in casa non solo per la vicinanza da Trevigiano a essere qui a Pordenone, ma anche per l'amicizia ormai ultra ventennale con gli alpini di Pordenone, con il presidente Gasparrette, ma anche con la sua magnifica squadra, che lo voglio ricordare, da Roscius in poi è sempre stata disponibile e ha sempre risposto presente in tutti gli interventi che l'Associazione Nazionale Alpini ha fatto in Italia e nel mondo. Io credo che questo sia stato anche questo un peso determinante che poi ha fatto scegliere il Consiglio Direttivo Nazionale
al quale io c'ero e nel quale ho votato, e che ha portato, come era giusto che fosse, la Dunata qui a Pordenone. Dopo, credo che Pordenone, la città, gli alpini hanno risposto alla grande. Non servono altri commenti. Candotti. Lei aveva mai partecipato a una Dunata nazionale? E come l'ha vissuta questa di Pordenone? No, io non avevo mai partecipato, non sono un alpino, ma devo dire che lo sono diventato. Stia tranquillo che è in buona compagnia qua dentro. Sì, sì, sì. Ma come penso tutti quelli che non lo sono diventati, o torto collo o per passione, partecipazione a questa grande festa. E quando ci è giunta anche a me questa notizia, mi sono ricorsi alla mente i racconti, le descrizioni di amici, parenti che comunque avevano partecipato a precedenti adunate e le raccontavano con un trasporto e una passione come eventi epici, non solo per le bevute, ma proprio per il grande coinvolgimento, la grande partecipazione a questi eventi con uno spirito fresco, gioviale, con uno spirito di reale partecipazione e di comunità. Penso che quindi quando ci siamo apprestati a vivere questa manifestazione l'abbiamo fatto con lo stesso spirito, e poi è stato realmente così, è stato non solo un grande evento per la città ma anche un momento di ritrovo per tutti noi, di comunione e di anche di condivisione di valori fondanti non solo per la nostra città ma fondanti per la stessa nostra democrazia. Quindi come rappresentante anche del mondo delle imprese ho ricercato e trovato grandi affinità fra il mondo delle imprese, il mondo del lavoro e il mondo degli alpini, i valori che esprimono gli alpini, la loro laboriosità, la loro dedizione, il loro spirito di solidarietà e di sacrificio per gli altri, in qualche misura è quello che rappresenta anche il mondo del lavoro e rappresentano anche gli imprenditori e le imprese. Quindi ci è venuto molto facile poi trovare anche delle forme di collaborazione, poi magari se ci sarà l'occasione racconterò in che modo abbiamo cercato di collaborare a questo grande evento. Ci arriveremo, grazie per questa sua testimonianza. Presidente Gasparetta, è stata più snervante l'attesa della Dunata o i 3 giorni della Dunata? Oddio, una domanda abbastanza difficile da rispondere, perché potrei anche dire che snervante per me non è stato nulla, né l'attesa né i giorni della Dunata sono stati intensi, sì, ma siccome da sempre, finché ero piccolo così, sono stato abituato a lavorare anche sodo, sapevo già in precedenza che cosa mi aspettava. Sapevo quale era il lavoro, sapevo soprattutto quale era la forza dei miei collaboratori. Questa è stata la forza per portare la Dunata a Pordenone, per farla come l'abbiamo fatta, assieme a tutti quelli che hanno collaborato, ma credo che quei oltre 1200 alpini che hanno lavorato per la Dunata siano una garanzia. Ma è riuscita a godersela questa Dunata, quindi? E anche i suoi collaboratori che hanno dovuto lavorare se la sono goduti lo stesso? Ma direi che tra le 51 adunate che io ho fatto, questa è quella che mi sono goduto meno. Si rifarà all'Aquila, quindi? Ma in tutte quelle che riuscirò a fare ancora. Sindaco Pedrotti, diciamo la verità, all'inizio la città era stata un po' titubante, poi però è scoppiato l'amore. Che cosa è successo? Cosa è successo? Qua parliamoci chiaro, non so come dire, l'atmosfera che si crea durante la Dunata, che prima sembra lontana, no? C'è questa percezione dell'avvicinarsi lento tra giovedì e venerdì, ma quando si arriva poi al cuore, a sabato e domenica, non è che ci si possa sottrarre, o ci si tuffa e si gode dell'atmosfera, e lo fanno tutti poi alla fine, perché quello che ti viene trasmesso in termini di ottimismo, no? di energia positiva, è un qualche cosa che non ci si può rifiutare, prende tutti,
E questo è stato proprio l'atteggiamento così cauto, beh, che è un po' tipico, no? della nostra città inizialmente, ma che poi, come dire, in modo quasi sfacciato, si è manifestato nei giorni veri della Dunata. E infatti nel libro ci sarà un passaggio dove si dice che è stata una marea, è stata un fiume in piena, che però non faceva paura, anzi c'era voglia di buttarsi, no, in questo fiume proprio, in piena. E questa è la vera differenza, no? Rispetto ad altre manifestazioni che si vede da lontano, le vediamo in televisione, che fanno paura, vedendo tutta la gente che c'è. No, qui la gente invece ti invitava ad entrare. Questa era questa capacità di includere la gente con questa allegria sconfinata e questo ottimismo, questa serenità. Ecco, forse il termine giusto, secondo me, è serenità, è qualcosa che è impossibile che trovi qualcuno contro. È impossibile. Candotti, quando si pensa all'istituzione un'industria, si pensa a un vestito gessato, no? Giacca, cravatta, doppio petto. Poi però, durante la Dunata, anche l'Unione Industriali ha cambiato veste, ha messo le scarpette da ginnastica, ha messo la t-shirt, abbiamo visto il presidente Agrusti con la sua fisarmonica mescolarsi insieme agli alpini, abbiamo visto tagliare il prosciutto all'interno del chioschetto, no, di Palazzo Keflisch. Come è stata vissuta dagli industriali questo cambio di pelle per questi tre giorni? Abbiamo smesso i panni e questo non ci è costato nessuna fatica, anzi assolutamente, però nell'approcciarla l'abbiamo vissuta in modi diversi. Da un lato cercando di dare il nostro contributo, non tanto e non solo economico, ma il nostro contributo anche tecnico. Io penso che tutte le aziende del nostro territorio in un modo o nell'altro sono state coinvolte direttamente come sponsor tecnici, come supporti logistici, in qualche modo hanno avuto a che fare con la Dunata per ottenerne una buona riuscita, e questo è stato un modo. L'altro modo è stato quello di abbinare la nostra partecipazione a una finalità di solidarietà, e in questo devo ringraziare gli alpini e l'ANA di aver colto questo spirito, questa nostra proposta, questa nostra offerta, tant'è vero che siamo stati destinatari, non noi ma la fondazione che la nostra associazione ha costituito per il CRO di Aviano, di un'importante donazione che ci è servita a finanziare dei progetti di ricerca internazionale sulla ricerca contro il cancro, di cui siamo ancora grati e il CRO è ancora grato. E quindi la solidarietà è stata una modalità aggiuntiva per valorizzare la nostra partecipazione e quella degli alpini. Da ultimo, personalmente, noi ci siamo posti anche il tema di come personalmente, al di là dei ruoli che rivestiamo, potevamo essere coinvolti e dare il nostro contributo, e lo abbiamo fatto con una modalità simpatica, molto coinvolgente, faticosa. Abbiamo messo su questo chiosco che, devo dire, è stata una bella esperienza, dove c'erano amici, familiari, persone di ogni genere, che però accomunate da questa onda che ci ha travolti tutti, e alla fine eravamo stanchi ma felici di aver partecipato, di aver dato viveri di sostentamento agli alpini, sia cibo che bevande. Vicepresidente Bolzonello, al di là dell'aspetto goliardico, però ricordiamoci che la Dunata nazionale è caduta a Pordenone in un momento molto particolare. C'erano i problemi dell'IDA standard, c'erano i problemi dell'Electrolux, problemi che gli alpini hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica con degli striscioni che sono stati portati durante la manifestazione. Quindi gli alpini sono stati vicini al mondo del lavoro. Che cosa ha lasciato la Dunata in quella circostanza, e che messaggio ha dato la Dunata in quel particolare momento dove la festa poteva sembrare qualcosa di stonato rispetto ai temi che stava vivendo la città in quel momento? Ne abbiamo discusso proprio quando abbiamo fatto quattro chiacchiere proprio una ventina di giorni fa con una serie di amici con cui fra l'altro avevamo organizzato una biciclettata il sabato notte, perché il sabato notte a un certo punto abbiamo deciso, eravamo una 20-25 persone, siamo andati a trovare un gruppo che era il gruppo
del Montello, vicini di casa, eccetera. E poi siamo arrivati fino giù a Rorai, poi siamo andati giù a Valenoncello, una biciclettata notturna che è iniziata alle 11 e qualcosa, è finita alle 2 e mezza più o meno. Ma noi sapevamo che lei era un runner, non un ciclista, anche ciclista. No, nel senso che siamo andati in bicicletta, mogli, amici, insomma, abbiamo fatto sta girata. E con lo stesso gruppo parlavamo proprio, con un gruppo di amici, insomma, parlavamo una ventina di giorni fa e ricordavamo come è passato velocemente questo anno, i soliti discorsi che si fanno ogni volta, sembra ieri, eccetera, eccetera. Ma al di là di quello poi è venuto fuori un ragionamento un po' più importante, che era quello proprio dell'economia. Noi mettiamo la dunata degli alpini come una sorta di spartiacque rispetto a un momento di crisi, ne abbiamo parlato anche con Paolo Candotti qualche mese fa, rispetto a un momento che Pordenone viveva da un punto di vista dell'economia, come Pordenone intendo il territorio provinciale, con una serie di crisi, una peraltro non ancora risolta, che è quella di Ida Standard o Ida Scala, che ha una serie di problematicità, ma con una invece risolta abbastanza brillantemente, che è Electrolux, ad altre in via di soluzione o già risolte nella zona del mobile o meno. Un anno fa i numeri, quindi non le nostre sensazioni, i numeri davano una idea dell'economia del pordenonese che era X. Oggi abbiamo numeri, proprio questa mattina io sono arrivato adesso da una lunga commissione consiliare in cui abbiamo rappresentato tutte le crisi del Friuli Venezia Giulia, in particolare del pordenonese, oggi abbiamo dei numeri molto diversi rispetto a quelli di un anno fa. Quella è stata una ventata di grande entusiasmo, lo dicevamo tutti in quei giorni, ricordo il sindaco, ricordo tanti amici che lo dicevano, è stata una svolta, una sorta di svolta. Io non so se perché e per come, però questo è. E oggi i numeri a un anno di distanza dicono di un'economia che è ancora sotto tiro, con un problema dell'occupazione ancora molto preoccupante, ancora da risolvere in maniera compiuta, ma con numeri invece da un punto di vista dei bilanci delle imprese che iniziano ad essere positivi molto più di un anno fa. E quindi quella è stato un momento molto significativo. Per noi ha rappresentato un nuovo inizio. Mi permetta di buttarla lì scherzosamente, hanno portato bene, hanno portato fortuna agli alpini. Ma gli alpini portano sempre bene, per definizione, quindi cioè, a prescindere. E così tanti poi. Sindaco, lo ricordava adesso il vicepresidente Bolzonello, la dunata ha rappresentato uno spartiacque, no? La città per altre occasioni, Pordenone Legge, incontriamoci a Pordenone, affrontato numeri di un certo rilievo, ma ovviamente la dunata è stata n volte superiore. Possiamo dire che appunto l'impatto organizzativo e l'impatto di accoglienza hanno dato un risultato e che quindi la dunata rappresenta uno spartiacque anche a livello storico per la città? Ma a livello storico, secondo me siamo diventati più consci di quello che noi riusciamo veramente a fare, perché quando si diceva prima, no, la reazione quando è arrivata la notizia, il dubbio che viene immediatamente è: ma se ce la facciamo, faremo una figura decente oppure no? Siccome, scusate l'immodestia, ma credo che abbiamo dato tutti insieme, abbiamo dato un'espressione quasi che potrebbe essere portata come esempio accademico per l'organizzazione di altre dunate nazionali o di grandi eventi. Adesso noi ci proporremo come organizzatori di grandi eventi, insomma, perché... L'Espo l'hanno già fatto, no? Quindi dovremmo aspettare quello, ancora un po'. Quello che siamo riusciti a fare, che abbiamo dimostrato, io sono, devo sottolinearlo questo, io penso che proprio come comune le persone che qui dentro hanno lavorato e hanno fatto gruppo, se c'è qualcuno qui, poi nominare, se fare dei nomi poi suscita una tempesta, ma ha dato prova di una professionalità e di una capacità organizzativa che non solo ci sono state riconosciute, ma credo che ci vengano invidiate oggi da molti, sicuramente da quelli dell'Aquila. Sono venuti a imparare, però credo che se mandassimo giù adesso le nostre persone a curare le ultime fasi
della dunata all'Aquila ci ringrazierebbero, ma non tanto, tantissimo. Ma visto che allora dice che la città è stata così brava, che qual è il prossimo grande evento che è in testa? Ce l'ha già, così lo diciamo. Almeno diamo una notizia per i giornali in più, no? Niente ancora. Ancora no. Ancora no, vabbè, allora aspettiamo. Presidente Geronazzo, quando è arrivato il rompete le righe alla fine del passaggio della stecca, si è sentito più triste perché si chiudeva un periodo, si chiudeva un'era, perché era finita anche la sua presidenza d'ECOA, o era più tranquillo perché finalmente finiva un'era e finivano tante notti insonne? In quel momento eravamo, penso, tutti talmente fradici, talmente stanchi, talmente emozionati, le famose lacrime che si confondevano con l'acqua erano qualcosa di reale, e quindi non pensavo a nulla. Anche la voce perché, non ce l'aveva più intanto. No, la voce non l'avevo più. L'aveva perso ancora. No, normalmente il venerdì io già perdo la voce. È vero una cosa però, caro Antonio Liberti, che ringraziando il cielo oggi sono qui a Pordenone nel pomeriggio ancora nella veste di presidente del comitato organizzatore, e non mi avete ancora fatto fuori, nel senso che ancora per un po' Piacenza, Torino, Bolzano, Piacenza mi dovranno sopportare. E comunque è bello, ecco, l'emozione era tanta, mi ha fatto, questo lo ammetto, enormemente piacere terminare questi 6 anni di mandato e queste 5 adunate, se mi consentite, a Pordenone, fuori dalla porta di casa, ma con l'efficienza di questa città, di questa amministrazione, di questa sezione, che veramente è stato un lavorare stupendo. È chiaro che ero qui quasi tutti i giorni, mentre nelle altre adunate, qui c'è un componente del COA di Piacenza, e andavo a rompere una volta al mese, ogni 20 giorni, li martellavo via mail, però qui invece potevo essere presente perché ero a 2 passi, quindi ben venga l'aver concluso a Pordenone. Non chiedetemi qual è la migliore, perché l'hai già risposto tu prima, però Pordenone lo porterò sempre nel cuore. Qualcuno mi ha detto, guarda, ti farò modificare il cartello in uscita verso ovest, cioè? E da Pordenone diventerebbe Pordenino. Questa è stata una battuta del sindaco Pedrotti. Comunque grazie a voi tutti per avermi dato questa opportunità, grazie in primis al Presidente nazionale che mi ha dato fiducia, ma veramente dobbiamo essere felici di quello che abbiamo vissuto. Presidente Favero, lei ha contatto con gli alpini di tutta Italia, lei è il Presidente di tutti, è passato un anno e se ce la raccontiamo tra di noi, ce la cantiamo, ce la suoniamo. Detta dalla sua voce, però, come dicevo, lei ha contatto con alpini di tutta Italia. A distanza di un anno immagino che ancora qualcuno le racconterà della dunata di Pordenone. Che cosa in particolare è rimasto in queste persone che lei ha sentito nell'arco di questo tempo che è passato? Beh, voglio fare una premessa prima. Lei ha detto giustamente che sono il presidente di tutti, quindi per me tutte le adunate hanno una grandissima importanza, ce l'hanno sempre avuta in tutta la vita che ho fatto. Devo dire che ovviamente hanno un risvolto diverso quando le fai da semplice alpino, quando le fai magari da capogruppo, quando le fai da consigliere o da vicepresidente nazionale e quando le fai da presidente nazionale. Devo dire però una cosa, ed è credo il sentimento che ho sentito più diffuso parlando con gli alpini, appunto girando per l'Italia e anche all'estero, che qui questa adunata la possiamo contraddistinguere con una parola: partecipazione, condivisione. Sono 2 cose importanti. Sono importanti per noi alpini, perché noi alpini sappiamo accendere l'animo di chi ci sta attorno, ma quell'animo poi deve rimanere acceso. E qui a Pordenone io credo che abbiamo trovato una corrispondenza totale tra quello che è lo spirito, il senso di amicizia, il senso di cordialità, anche l'allegria che noi alpini portiamo con noi. E però abbiamo trovato la gente che ci è venuta assieme a noi, è venuta fino in fondo assieme a noi, e questo senso di partecipazione e di condivisione
Ecco, è quel messaggio che credo tutti gli alpini d'Italia e i nostri alpini delle sezioni all'estero che sono venuti si sono portati dietro e ho sentito dire. Io credo che sia un grandissimo e un grande bel messaggio. Presidente Gasparetta, anche lei a un anno di distanza, immagino che ci sia ancora chi parla della dunata di Pordenone o che quando la incontrano dicono ah, la dunata di Pordenone. In tutto questo tempo, qual è stato il complimento più bello che ha ricevuto e che ha sentito su questa dunata, magari anche da chi alpino non è, perché magari forse per chi non è alpino c'è qualcosa di più rispetto a chi invece ha il cappello con la penna nera, che magari ne ha già vissute tante. Ma è abbastanza difficile focalizzare in diciamo un unico sentimento, che i sentimenti sono stati e si continuano a vivere veramente tanti sentimenti, tanti complimenti eccetera che sono stati fatti dai nostri amici alpini di tutta Italia e dell'estero. Però quello che io ho visto e sto ancora constatando adesso è che ci sono tantissimi gruppi di alpini che passano e che ritornano a Pordenone, che ritornano nei nostri paesi dell'internet di Pordenone, perché hanno conosciuto la gente del posto, si sono trovati bene, hanno fraternizzato con loro, hanno fatto festa con loro. Ecco, credo che, come diceva anche prima il sindaco, è stato fatto un lavoro di preparazione tutti assieme, però con una particolare attenzione alla nostra gente, al coinvolgimento della nostra gente. Ecco, credo che questo sia stata anche una delle cose vincenti di questa adunata di Pordenone. Vicepresidente Bolzonello, togliamo i panni istituzionali di rappresentante della regione, di assessore regionale, e parliamo con il cuore di un pordenonese doc. Lei è un pordenonese doc. Come l'ha vissuta la adunata e qual è l'aspetto più che l'ha colpita di più, che l'è rimasta più nel cuore? Ah, come ho detto prima, io ho preso 3 giorni di congedo, perché alla Presidente ho detto non ci sono per 3 giorni, tanto che non sono neanche andato in giunta il venerdì mattina, proprio perché volevo godermela fino in fondo, e me la sono goduta fino in fondo. È stato uno stare assieme alle persone, l'abbiamo detto tutti, è la verità, non è una finzione. Vi ho detto prima della biciclettata, che ci siamo organizzati alle 11 di sera per andare a farci un giro per le varie tende, per i vari gruppi. E devo dire che c'è stato tanto orgoglio, perché insomma l'abbiamo detto tutti, il sindaco, il presidente, insomma, sono stati orgogliosi di aver fatto al meglio il nostro dovere. Penso si siano sentiti orgogliosi tutti i pordenonesi dal primo all'ultimo. E poi c'è stata la parte finale della sfilata, che ovviamente non poteva non essere insomma, ha fatto scendere la lacrima. Io ho la lacrima anche facile, ma insomma è scesa copiosa, ecco, voglio dire che è stata una cosa importante, cosa che rimane nel cuore. Ogni tanto rivedi alcune fotografie, alcune cose, perché rimangono lì nella... La fotografia se la tenga per ultima, che ce la giochiamo per ultima, la foto della dunata. Però le voglio fare un'altra domanda. Lei ha fatto il militare? Ho fatto il pompiere. Bene, allora no, ma guardi, però come dicevo prima, guardi che è un buon accompagnato, il sottoscritto pure, ma più di qualcuno. Gli altri hanno fatto per gli uffici, almeno io l'ho fatto in caserma dai pompieri. No, ma aspetti che le faccio la seconda parte della domanda, no? Almeno a me personalmente, io non ho fatto il militare, e a lei le manca un po', pensando alla dunata di Pordenone, il fatto di aver avuto il cappello in testa, di aver sfilato insieme alle penne nere? Lei ha sfilato, come rappresentante istituzionale? No, non mi è mancato, per un motivo molto semplice, perché ognuno è figlio della sua storia, e quindi non può, sarebbe sciocco dire che mi è mancato. Non è vero, ognuno è figlio della propria storia. A me è mancato ancora meno, perché io ho avuto la fortuna di fare per 10 anni il sindaco di questa città, e in questa città, in questi 10 anni così difficili che sono stati, e penso che per Claudio sia esattamente la stessa cosa, io ho avuto due grandi aiuti fra i tanti, ne ho avuti tantissimi, ma due grandi aiuti. Da una parte gli alpini, i nostri gruppi di Pordenone, e dall'altro i miei parroci. I parroci delle nostre parrocchie, da una parte, e sembra impossibile, io
lo dico perché è la verità. Noi abbiamo gestito nel 2001, questa città aveva il 2% di immigrati, nel 2011, quando io ho finito di fare sindaco, aveva il 17%. Solo grazie a una grandissima rete di solidarietà sociale, fatta di tante associazioni, di tante cose, ma in particolare io ho avuto da una parte i nostri gruppi che quando abbiamo chiesto, per esempio, lei sa che io sono un matto, un fanatico dello sport, del calcio in particolare, sa cosa abbiamo costruito al centro De Marchi. Quasi nessuno qui dentro, a parte gli alpini dei gruppi, sa come è nato il centro De Marchi, il centro che è uno dei più importanti centri sportivi d'Italia, non della nostra regione. Nasce un giorno in cui l'ex Cerit era diventato un rudere e una foresta messa lì, una roba assurda. Chiesi al gruppo di Pordenone Centro in particolare, ci date una mano perlomeno a pulire e a capire se lì cosa può venire fuori. E un sabato tutti, compreso il sindaco, compreso gli assessori, con i guanti su, ci siamo fatti due giorni, un sabato e una domenica, abbiamo, Presidente Gasparotto si ricorda, abbiamo pulito tutto, siamo stati lì a lavorare sul pezzo e da quella pulizia è nato quello che oggi è uno dei centri sportivi più ammirati d'Italia. Ecco, allora, la penna e il cappello non ce l'ho perché non mi spettano, non l'ho fatto, ma mi sento di dire che l'ho portato assieme a loro. Così. Alpino nel cuore, insomma, dai. Sì, insomma, alpino nel cuore, però è così. Presidente Geronazzo, abbiamo detto questo per lei è stato l'ultimo anno da presidente del COA, che cosa lascia in eredità al suo successore? Ma il mio successore, gli auguro di cuore che ormai è alle porte la dunata dell'Aquila, che sia una dunata bella, serena, che tutto vada a buon fine, come a buon fine è andato nell'ultima anche qui di Pordenone. E all'amico Luigi Cailotto, è stato presente in questa sala come osservatore, come ospite graditissimo a molti comitati organizzatori, gli abbiamo dato alla fine col Presidente Gasparetto tutto quello che poteva essere utile per pianificare e organizzare l'Aquila, e senz'altro sarà anche grazie a questi suggerimenti, a questo appoggio, riuscirà senz'altro anche all'Aquila, ci sarà un successo, perché tutte le adunate degli alpini sono, devono, saranno sempre belle. Quindi lunga vita agli alpini, ma ancora forza e coraggio al collega Luigi Cailotto. Candotti, per caso ha preso il telefono per chiamare il suo collega dell'Aquila per dargli qualche dritta come organizzare il chioschetto, visto che ormai siete stati veramente bravi? No, non l'ho fatto sinceramente, ma lo farò, accolgo il suggerimento, perché mi sembra, al di là che l'abbiamo fatto noi, una bella modalità per vivere un evento di questo tipo. Al di là di questo, il chiosco, senza il chiosco forse per noi sarebbe stata una dunata diversa, un po' più fredda, perché forse avremmo avuto troppo il gessato e meno la maglietta. E invece questo è stato un modo per viverla più intensamente. Volevo solo aggiungere una cosa. Anche noi condividiamo che quello è stato un momento di svolta anche nell'economia di questa provincia, e probabilmente è lo spirito di intraprendenza, lo spirito, l'energia positiva, il guardare anche al futuro in maniera più positiva e anche più solidale, anche unire le forze per uno scopo, che era qualcosa che avevamo forse perso per strada dentro una crisi profonda e difficile. Quell'evento è servito a risvegliare un po' le coscienze anche delle persone, degli imprenditori, della comunità tutta, e da lì penso che sia ripartita una nuova storia. Anche confermo che i numeri oggi ci dicono, pur in una situazione ancora difficile, che però la tendenza è una tendenza alla ripresa, e quindi grazie agli alpini anche per averci aiutato a risvegliare questa consapevolezza di potercela fare. Sindaco Pedrotti, al di là di questo libro, che è un segno tangibile della 87esima dunata, e al di là di qualche cartello che è ancora rimasto affisso qua e là a ricordarci la dunata, che è bello vederlo perché è passato tanto tempo, però quando ci cade l'occhio è come se facessimo un salto indietro nel tempo. Ma al di là delle battute,
Il Comune lascerà un segno tangibile del passaggio dell'87esima adunata nazionale degli Alpini? Il segno, ripeta bene la domanda. Un segno tangibile, qualcosa che resta a futura memoria e sulla che potremo vedere ogni volta, che non siano i cartelli che ancora qua e là ci sono. Una targa dovremmo pur metterla, no? Per ricordarci di quello che è passato. Il dove bisogna sceglierlo bene, perché noi abbiamo avuto, credo che l'abbiamo condiviso, uno dei momenti, ce ne sono stati tanti di momenti emozionanti, ma vedere tutta la gente che è passata di qua, quando abbiamo aperto il palazzo, è stato fantastico, no? Vedere. Quindi è chiaro che il posto dovrebbe essere qui, a mio modo di vedere. Ma qua sarà, ma voglio dire, questo bisogna deciderlo tutti insieme, no? Proprio con gli Alpini, ma questo, in quel momento, quando è arrivata qua la bandiera di guerra, tra l'altro, non so, quel venerdì che è stato accennato, è stato un momento. Quindi, secondo me, questo dobbiamo fare, metterlo a ricordarci di quello che è stato, ma sempre con quello che abbiamo sottolineato. Quello è stato un momento in cui noi abbiamo ritrovato quell'energia e quel modo di stare insieme, che poi ha influenzato quello che è successo nei mesi successivi. E quindi dobbiamo ricordarlo non solo per l'evento di per sé, ma per ci dovremmo trovare una frase che ci dica come siamo stati poi da lì capaci di usare quello che ci è stato dato. Quindi potrebbe esserci qualcosa in municipio, ma non solo. No. Stiamo raccontando troppe cose? No, ma ci fermiamo. Ci fermiamo qua. Vabbè, chi vuole capire. Stiamo lavorando per voi, come l'ANAS. Va bene. Allora, Presidente Favero, che cosa la adunata di Pordenone ha lasciato in eredità per le altre adunate nazionali? Quindi che cosa si potrà replicare del sistema Pordenone, tenuto conto, come ha detto il Presidente Geronazzo, che ogni adunata fa storia a sé, ma ci sono delle cose positive che è giusto replicarle in altre circostanze, quali ad esempio? Beh, direi che ogni adunata in effetti ha la propria storia, perché ha la propria realtà, anche quella territoriale che la caratterizza, quindi Pordenone, perché aveva i suoi aspetti anche proprio territoriali, così come le altre adunate, così come sarà l'Aquila per alcuni aspetti che poi ci coinvolgono in maniera particolare a 6 anni e passa dal terremoto. Però ecco, io credo che Pordenone ci lascia, come ha detto prima anche Nino Geronazzo, lascia quella capacità di organizzare una adunata e di organizzarla con la giusta e dovuta, e l'uso del termine in maniera, credo, ponderata, giusta e dovuta serenità. In fondo è il momento in cui gli Alpini si trovano, una volta all'anno, in cui si trovano in quella volta all'anno per stare insieme, per ricordare qualcuno il proprio passato, per salutarsi, per trovare la forza di guardare avanti e per essere poi durante tutto l'anno impegnati, ognuno nel proprio gruppo e nella propria sezione. Ecco, io credo che questo è un messaggio, io credo che Pordenone su questo abbia lasciato un segno di come effettivamente anche questo aspetto, che è veramente per noi importante, vada nel giusto modo valorizzato, e credo che qui a Pordenone sia stato veramente messo in evidenza in tutti quei momenti che abbiamo avuto dal venerdì, direi per me dal giovedì ad Aviano, e poi durante tutto il periodo di 3 giorni della adunata. Allora chiudiamo questa chiacchierata ritornando all'inizio, cioè stavamo parlando del libro fotografico, abbiamo presentato un libro fotografico, questa è stata anche una adunata social, se vogliamo, perché è stata sperimentata, sono stati sperimentati degli strumenti che in altre adunate non c'erano state, e volendo proprio utilizzare uno di questi social che è Instagram, quindi queste fotografie, queste istantanee della adunata, chiederei a tutti quanti voi, partendo dal sindaco di Pordenone,
di chiudere gli occhi e scattarsi mentalmente una fotografia della Dunata che più lo rappresenta, che più l'ha sentita. Sindaco, per lei qual è stata questa, qual è questa foto? La mia foto è stata il concerto in piazza 20 settembre dei bambini che hanno cantato. Ve le ricordate? Io credo che, e ringrazio chi vedo qualcuno che c'era dietro in termini di organizzazione, no? Perché lo dico? Perché secondo me, se vogliamo parlare di cose da ripetere, quello è una cosa da ripetere, è stato uno degli insegnamenti che ogni anno dovremmo con la stessa forza cercare di portare in piazza i bambini in quel modo, con quell'entusiasmo, perché è stato un momento unico. Vicepresidente Bolzonello, la sua foto? Ma lo stavo dicendo prima, lei mi ha giustamente stoppato. La mia è una foto di tipo del tutto personale, riguarda sempre però i bambini, e cioè mio nipotino, 2 anni, sulla tribuna alla sfilata con il cappello in testa, ma non tanto per la foto del cappello in testa, che è sempre bello, un bambino così, ma per il significato, cioè la speranza che a questi bambini rimanga dentro, riescano a tenere dentro forte quello spirito che gli alpini hanno da sempre, che è uno spirito di nobiltà e di lealtà e di fiducia nella patria. E questo secondo me è quello che noi dobbiamo sperare che le nostre nuove generazioni abbiano in maniera molto forte. Presidente Geronazzo, la sua istantanea? Ma la mia istantanea ce ne sarebbero tante, però la mia istantanea è la cosa che in questo momento ricordo veramente con tanta partecipazione, è stata una novità, la serata della consegna di tricolore alla Concordia a tutti i sindaci della provincia di Pordenone, presenti i capigruppo, affiancati dai capigruppo del loro comune. Quella è stata una scelta voluta dal presidente Gasparet che veramente mi ha riempito proprio di orgoglio. Dico, ecco la novità bella, positiva, ecco le istituzioni, non ne mancava uno, presenti tutti al Concordia. E quel tricolore, credetemi, io ce l'ho a casa, lì, fermo. Presidente Gasparet, la sua istantanea, la sua foto, qual è? Diciamo che, la mia istantanea non è dentro al libro, innanzitutto, perché io da tanti anni mi occupo di alpini, oltre che di tante altre cose, e direi che ho voluto dedicare anche alla mia famiglia un momento di questa adunata. Io mi sono trasferito a centro a Pordenone già dal mercoledì per seguire la adunata. Non abito tanto lontano, perché sono a 5 km dal centro di Pordenone, però ho pensato che era così da fare. Ma la adunata l'hanno vissuta, oltre che i miei figli, i miei nipoti, io ne ho 6 di nipoti, e c'è una foto che mi trae in Corso Garibaldi con i 2 più piccoli per mano. Ecco, anche loro hanno vissuto la loro adunata. L'hanno vissuto intensamente, perché i più grandi sono stati in tribuna dalla mattina fino alla sera, i più piccoli ovviamente resistono meno, però anche loro hanno partecipato alla adunata. Candotti, per lei? Ma potrei dire che quella che ha fatto mio fratello e che ho la fortuna di vedere in questo libro, però insomma sarebbe come giocare in maniera scorretta. In realtà la foto che mi è rimasta impressa è quella
al Concordia nel momento in cui è stata consegnata la medaglia d'oro al valor militare a quel bambino e a quella moglie di quell'ufficiale alpino che è morto in Afghanistan per salvare i propri commilitoni. Questo è stato un momento molto toccante e che mi ha dato proprio il senso del valore di essere alpino, del sacrificarsi per gli altri, per tutelare la vita degli altri. Presidente Favaro. Chiudiamo questo giro di istantanee con l'istantanea del Presidente Nazionale dell'ANA. Allora, anch'io ne avrei più di una, anche di carattere familiare, però io voglio ricordare come prima istantanea quella, e lasciatemele chiamare così, dei miei alpini che nonostante il diluvio continuavano a sfilare imperterriti, e veramente quello mi ha riempito d'orgoglio, perché io credo in qualsiasi altra circostanza, e ho partecipato, credetemi, anche a altre manifestazioni, si sarebbero fermati gli alpini, e lì hanno dimostrato fino in fondo il loro attaccamento e il loro valore, hanno continuato a sfilare. E sull'avampalco, credetemi, siamo rimasti in tre, e lo voglio ricordare. Io, ovviamente, da Presidente degli Alpini, perché non potevo non essere lì, il Comandante Primiceri e il Vescovo. Tutti gli altri avevano fatto un passo indietro, perché effettivamente il tempo era a un certo momento veramente inclemente. Però quel vedere quei miei alpini sfilare là davanti mi ha riempito di forza e di orgoglio, e credo che sia una delle istantanee più belle di questa adunata. Grazie Presidente. E allora ci stiamo avviando alla conclusione a passo alpino, siamo in perfetto orario. Io chiederei di rientrare al coro Anna Montecavallo, diretto dal maestro Roberto Cescut, perché vogliamo fare ancora un tuffo nella 87esima adunata. Ce ne sarà l'88esima, ma per noi sarà sempre l'87esima adunata di Pordenone, con i canti, perché anche i canti ci aprono il cuore e ci rifanno tornare indietro nel tempo, in quel 9, 10 e 11 di maggio del 2014. Il brano che andremo ad ascoltare adesso racconta la storia ispirata dalla testimonianza di Giulio Bedeschi, medico e alpino sopravvissuto alle campagne di Grecia e di Russia ed in seguito autore del celebre 100.000 gavette di ghiaccio. È un brano che ha a che fare con le donne, con la mamma, con le morose, con le sorelle, e abbiamo sentito anche dagli interventi delle persone con le quali abbiamo chiacchierato adesso quanto è importante la famiglia, quanto sono importanti le donne che sostengono la famiglia. E quindi abbiamo voluto scegliere questo brano per tributare un ringraziamento particolare alle donne. Vediamo se siamo pronti. Maestro, siamo pronti? Signori, Josca La Rossa.
Grazie ancora al coro. E per chiudere, il coro Anna Montecavallo proporrà un brano che per lungo tempo è stato erroneamente attribuito ad un autore francese, ma da una recente ricerca si è riusciti a risalire al suo reale compositore, sia capo musica del Regio Esercito e tenente della riserva Eugenio Palazzi. Nell'armonizzazione di Mario Lanaro, una cosa che non poteva mancare a conclusione di questa iniziativa, l'inno degli Alpini, il 33. Presidente Gasparetto, se vogliamo omaggiare il direttore, il maestro con un libro della Dunata. Che sia l'ultimo atto, quello volevo solo dire ancora, ecco, ancora due cose. Innanzitutto ringraziare tutti voi per questa magnifica serata che abbiamo passato insieme, e volevo ricordare che noi stiamo preparando un altro avvenimento in Pordenone, che è il 90° anniversario della costituzione della sezione di Pordenone. Faremo un concerto della Brigata Alpina Giulia il 20 maggio in piazza 20 settembre, e poi salteremo il 6 e 7 giugno, 6 giugno con le cerimonie al monumento e ancora un concerto e carosello della
banda alpina di Orzano. La domenica invece la dedichiamo proprio per asciugarsi di tutta l'acqua che abbiamo preso nella dunata, e faremo un'altra sfilata nel centro di Pordenone. Sono autorizzate, ecco, le mani come volete. Ci auguriamo che veramente anche in questa occasione ci sia tanta popolazione, tanta gente, non soltanto di Pordenone ma anche degli altri paesi conterni. Un ultimo ringraziamento lo voglio fare a chi ha lavorato più di me, più di noi, per regalarci questo libro questa sera, e mi riferisco al grafico Patrizio De Matteo, che ha selezionato migliaia di foto, ad Antonio Liberti, che l'abbiamo reclutato per i testi e per le didascalie, e ovviamente al nostro ormai come geronazzo, no? Quasi pordenonese, Marzio Bodria, per il suo impegno, la sua capacità ci è stata veramente di grande aiuto. Allora a questo punto possiamo... Può consegnare il libro, poi faremo chiudere al Presidente Favero. Grazie. Presidente Favero, per chiudere ovviamente l'ultima parola spetta a lei. Prego. Tranquilli, sarò brevissimo, anche perché è stata veramente una serata piacevole, oltre che interessante. Credo che un libro fotografico di questo tipo debba essere in tutte le case dei pordenonesi, ma anche in tutte le case dei nostri alpini. Quindi un grazie sincero anche da parte dell'Associazione Nazionale Alpini a chi ha avuto questa idea, a chi l'ha portata avanti, per cui al sindaco, e un grazie anche alla regione qui rappresentata dal vicepresidente, un grazie al presidente degli industriali, devo ringraziare anche il mio presidente di sezione Gasparet per quello che ha fatto, ringrazio tutti voi di essere qui presenti, ringrazio il coro per le magnifiche cantate che abbiamo sentito, e bene, e devo dire bene e viva Pordenone, però devo ricordarvi a tutti, ci troviamo tutti all'Aquila tra poco più di un mese, grazie e saluti a tutti. Grazie Presidente, grazie a tutti, e vi ricordo che in Sala Rossa, all'uscita in Sala Rossa, è stato organizzato un veloce rinfresco. Grazie a tutti e buona serata.